Ciao a tutti, oggi faremo insieme questa gradevolissima porticina per le fate. Per il nostro progetto di oggi ci occorreranno solo dei bastoncini di questi da gelato in due misure. Del colore acrilico, in questo caso io ho utilizzato questa bella tinta lavanda. Ci occorreranno inoltre pezzettini di legno, lo vedete in varie misure, qualche pezzetto di muschio, dei fiorellini di questi da bomboniere, i miei sono di carta, colla vinilica, colla a caldo e anche due pezzettini di spago per realizzare la scaletta. Null'altro e andiamo subito a vedere come si fa. Cospargiamo con la colla vinilica il nostro cartoncino in questo modo e quindi incolliamo i bastoncini in questo modo, quindi sotto abbiamo un pochino di spazio, sopra li facciamo fuoriuscire leggermente. Quindi mettiamo un po' di colla a caldo ed incolliamo i bastoncini più piccoli in orizzontale. Prendiamo quindi una porzione di gavetto, creiamo due piccole spirali alle estremità. Mettiamo un po' di colla a caldo e quindi di nuovo un po' di colla su un pezzetto sempre di legno. E blocchiamo tutto. Copriamo il piano di lavoro e pitturiamo con cura la nostra porticina. E lasciamo asciugare. Una volta che la nostra porticina sarà asciutta, potremo attaccare. In questo caso io utilizzerò questa bella radice, ma in alternativa andrà benissimo anche un qualunque pezzo di legno. Lo attacchiamo qui sotto, attacchiamo quindi i bastoncini laterali un pezzetto, quindi il montante superiore, a chi come me fosse rimasta in vista un pochino di colla a caldo potrà coprirla con dei pezzettini di corteccia. Mettiamo un po' di colla vinilica e li infiliamo qui sotto in modo da nascondere per bene gli sbavi di colla a caldo. Attaccherò anche questo pezzetto . Prepareremo ora una scaletta che penzolerà. Prendiamo dello spago, dei bastoncini di legno, vedete, li ho semplicemente spezzati così con le mani ed ora incominciamo, vedete, l'ho arrotolato solo così, quindi mettiamo un po' di colla, poca poca.
quindi un altro pezzettino. Ed ancora un pezzettino. Cerchiamo per quanto possibile di mantenere la stessa distanza tra un bastoncino e l'altro. Copriamo quindi la corda quassù e anche qua e là sulla base con un pochino di muschio. Attacchiamo quindi i fiorellini da bomboniera. Ed ecco fatto, non ci resta che attaccare la maniglia. Io ho qui questo bellissimo bottone gioiello, mettiamo un po' di colla a caldo. Ed ecco fatto, il nostro progetto è terminato. Ed eccoci, il nostro progetto anche oggi è terminato. Come sempre grazie, grazie di cuore a tutti e come sempre mi raccomando, iscrivetevi al canale e condividete. Ciao!